Buongiorno a tutti, siamo a Catania, Fiera Didacta 2023 dedicata alla intelligenza artificiale. Parliamo con il dottor Massimiliano Naldini dell'Indire e con Gabriele, studente di un liceo scientifico di Lecce. Senta, dottor Naldini, lei si sta occupando presso l'Indire di un interessante progetto che riguarda la peer education. In particolare voi state lavorando su una app per la collaborazione fra gli studenti. Ecco, di che cosa si tratta di preciso? Ce lo vuole un po' raccontare? Allora, noi come istituto non lavoriamo con, non abbiamo sviluppato l'app, noi abbiamo intercettato questa scuola, appunto il liceo scientifico Banzi di Lecce, nell'ambito di un progetto di ricerca che è Avanguardie Educative, che l'Indire porta avanti ormai dal 2014. L'Indire ha come mission l'intercettazione dell'innovazione nella scuola italiana e proprio per questo nel 2014 abbiamo siglato un manifesto insieme a 22 scuole fondatrici su metodologie innovative, tra cui appunto uno degli orizzonti di questo manifesto è proprio l'autonomia dello studente. Lo studente deve essere partecipe, consapevole del proprio percorso formativo, e appunto una delle idee in cui si declina questo movimento è l'apprendimento autonomo e tutoring. Nell'ambito di questa idea, che io seguo insieme alla mia collega Silvia Panzavolta, abbiamo intercettato il liceo Banzi di Lecce, che ha portato avanti dal 2019-2018 un progetto di peer tutoring degli studenti, e appunto questa app nasce proprio in seno a questo appunto a questo gruppo di studenti che ormai da anni, sia ancora in corso nel liceo, sia che hanno già intrapreso la carriera universitaria, stanno lavorando su questa app. Grazie. Ecco, e con Gabriele, che è studente di questo liceo, parliamo proprio dell'app. Quanti studenti siete ad occuparvi di questo progetto? Buongiorno a tutti, io sono Ale Gabriele, sono in rappresentanza come del team digitale Banzi Basoli di Lecce. E il team si chiama Banzac ed è una realtà nata nel 2014, quando c'era appunto la necessità di aiutare l'innovazione all'interno della scuola. E il team attualmente non si occupa solamente di manutenzione, come si potrebbe pensare, bensì si occupa di molti progetti anche a livello nazionale, tra cui proprio la Peer Education, che è il nostro progetto di punta da ormai un paio di anni. All'interno del team siamo più o meno una decina di ragazzi ad occuparsi di tutto lo sviluppo che c'è dietro a un'applicazione, quindi database, server e sviluppo in generale, in più anche la logistica. E l'applicazione tende a creare una rete di scuole nella quale ogni scuola, ogni istituto può collaborare per crescere insieme. La Peer Education è una metodologia didattica, e la Peer Pilot, invece il nome dell'applicazione, è un mezzo attraverso il quale questa nuova metodologia si può espandere in tutti gli istituti possibili. Ecco, senti, ma spiegami un pochettino meglio questa questione della Peer Education. In questo progetto quindi voi imparate anche a collaborare fra di voi, è giusto? Sì, esattamente. La Peer Education fa parte delle metodologie didattiche innovative. E grazie all'Indire siamo riusciti a esportare questo progetto anche a livello nazionale, oltre che provinciale. La Peer Education, come ho anticipato, è una metodologia didattica che si basa sul rapporto informale tra un tutor e un richiedente. Quindi si va a modificare più o meno l'andamento e l'equilibrio che si ha in una classe, in cui si ha il rapporto verticale, alla cui sommità abbiamo appunto un docente, e al di sotto lo studente o la classe. Grazie. Quindi in certi momenti vi trasformate anche da docenti dei vostri compagni di classe. È così? Esatto. Senta, dottor Naldini, ecco, questo progetto a voi che cosa sta insegnando? Cioè, che cosa dimostra questo progetto, secondo lei? Questo progetto, appunto,
nella nostra riflessione. È un progetto importante perché mette proprio come dire, in pratica quei principi anche teorici su il senso di autoefficacia, la motivazione. Cioè noi abbiamo visto nel progetto Banzac che i ragazzi sono partecipi, sono attenti a una riflessione riguardo anche a cogliere i bisogni della comunità, quindi è un progetto che parte magari da aspetti, diciamo così, disciplinari, quindi il tutoraggio che loro propongono riguarda le discipline, però in realtà è un'esperienza che in qualche modo va a sviluppare, a consolidare quelle competenze trasversali che sono fondamentali per la società attuale, appunto come anche testimonia vari framework che sono usciti negli ultimi anni come Life Comp e così via, proprio l'importanza dell'educazione che non solo pensa alla costruzione di competenze disciplinari ma anche di competenze trasversali. Bene, Peer Education, una app per una collaborazione di avanguardia fra gli studenti, è appunto il progetto, è uno dei progetti che sta dentro l'area di avanguardia educative che l'INDIRE di Firenze da diversi anni porta avanti con grande soddisfazione dei ricercatori ma anche degli studenti e delle scuole che stanno partecipando. Grazie al dottor Naldini, grazie a Gabriele, studente del liceo scientifico di Lecce. Siamo con Silvia Panzavolta di INDIRE. Salve, buongiorno. Eccoci qui, benvenuta nel nostro stand. E allora, insomma, è una fiera didacta importante, una fiera che sta avendo grande successo. INDIRE è presente, molto presente, siete tanti e state facendo un grande lavoro ovviamente con tutti i visitatori che stanno arrivando. Allora, parliamo di Peer Education, del workshop. Sappiamo che c'è un'app per una collaborazione d'avanguardia tra studenti. La vogliamo presentare? Cosa possiamo dire? Insomma, la facciamo un pochino conoscere? Sì, certamente. Allora, questa collaborazione è un aspetto importante della governance del sistema scolastico, dove noi crediamo che gli studenti debbano avere molto più posto e spazio. E in questo caso cosa hanno fatto gli studenti? Hanno programmato un'app per far sì che la peer education, che è a sistema nella loro scuola, quindi loro si aiutano reciprocamente ottenendo anche dei crediti all'interno della scuola, quindi sono riconosciuti dall'organizzazione, ecco, quest'app possa collegare non solo gli studenti di quella scuola, ma di tutte le scuole italiane, quindi che ci possa essere veramente una comunità che non resta nella scuola, ma si mette a disposizione per tutti gli studenti italiani. Questo ci è sembrato un bel esempio di costruzione di ponti, laddove invece, ahimè, nella società vediamo spesso barriere, muri e disconnessione. Quindi ci è sembrato un bel messaggio anche educativo, non solo fattivo e utile, perché apprendere dagli altri compagni, sicuramente ci dice la ricerca, è più efficace. Bene, bene, insomma, questa è una bella iniziativa in un'epoca in cui ci sono i social, però qui in questo caso forse un po' più specifica, no? Perché riguarda le classi, le scuole, riguarda la comunità e quindi non magari il singolo studente con un altro singolo studente, ma invece c'è questo concetto di comunità che è molto importante legato alla tecnologia, no? Perché poi è questo il valore in più, possiamo dirlo. La tecnologia è l'abilitatore per far sì che gli studenti si possano aiutare reciprocamente, si possano scambiare gli appunti, si possano mettere a rivedere anche i lavori dei compagni, quindi ci sia proprio questo insegnamento tra pari. E noi sappiamo che la ricerca ci dice
che quando tu insegni qualcosa a qualcuno impari ancora meglio, quindi i vantaggi sono sia per chi riceve, diciamo, l'ora di pre-education o la relazione di pre-education, sia per chi la eroga, per chi la mette a disposizione. Benissimo, allora io ringrazio Silvia Panzavolta di Indire, buona fiera, buona didacta, ovviamente, insomma sappiamo che il tema è l'intelligenza artificiale, quindi si continuerà a parlarne durante questi 3 giorni qui a Mister Bianco, e noi ovviamente torneremo con nuove interviste. Grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci.